sì, sono rimasto io. Studiare è bello, è una cosa bella. Se io potessi, la giornata più bella per me sarebbe quella di mettermi a studiare dalla mattina alla sera, proprio con piacere, con serenità. Purtroppo non lo puoi fare perché le cose della famiglia, le cose della vita proprio distorcono. Ma sarebbe bellissimo passare la giornata a studiare sopra i libri, perché è qualcosa che ti fa star bene. Ora non pretendo che voi l'accogliate in questa maniera, però andarci vicino perlomeno è essenziale, perché il professore questo voleva comunicare. Un'altra cosa, allenandosi a correre, università come palestra. Allora se uno deve correre, è bene che già quello che diciamo giornalmente, cominciamo a correre anche noi, a tenerci allenati e quindi a imparare un metodo di lavoro che non esclude la fatica. Ma la fatica non è qualcosa di brutto, la fatica a volte è la manifestazione della passione con cui uno fa le cose. La passione è una grande energia che abbatte i muri e quindi quelle svogliatezze che per esempio io non capisco, quelle svogliatezze, quell'andare avanti così tanto perché le cose si devono fare, non lasciano niente. E allora ecco l'ultima cosa che mi ha colpito il professore, quando uno dice, cosa che odio anch'io, vado a provare l'esame, ma la colpa non è mia vostra, è perché uno che prova sempre a scappare, è il controllore che deve controllare che uno non scappi. E quindi, cioè, l'esame non è possibile che uno lo possa superare con un 30% di nozioni, perché l'esame dovrebbe essere tale da proporre una serie di ostacoli per cui alla fine il tipo di preparazione viene fuori, quindi l'esame si sostiene, non si prova. Non c'è gusto a provare l'esame, sì, a strappare una, non lo so, non c'è gusto, perché non lascia niente a livello personale. E l'ultimissima cosa che il professore ha detto, noi abusiamo del termine crisi, ma in realtà è un momento di trasformazione della società nostra inserita in quella mondiale. Per cui che cosa vi ha comunicato? Bisogna saper leggere i tempi che mutano, adeguando la propria azione ai tempi che mutano. È chiaro, non è che muta uno come me che ormai si avvia all'ultima parte della sua vita. E spesso anche è consigliabile non mutare perché se fa qualche macello, ma voi siete chiamati a leggere questa situazione e a inserire la vostra intelligenza, la vostra capacità, la vostra forza all'interno di un mondo che cambia, che offre moltissime opzioni di realizzazione. Va bene?